Dovrebbe ripartire a inizio settembre il cantiere di Via Turati a San Martino Sicco Mario. L'intervento di restyling di una delle arterie più trafficate della provincia ha subito uno stop a luglio a causa dell'aumento del costo dei materiali, ma anche per consentire alcune modifiche al progetto. La nuova variante prevede infatti la realizzazione di una mini rotatoria in corrispondenza dell'incrocio con Via Togliatti. La speranza è di poter terminare l'intervento entro fine anno. Allora, manca ancora una fase significativa dei lavori, che è costituita, diciamo, da tutta la parte degli asfalti, l'illuminazione, il verde, il decoro e anche alcune variazioni dei lavori. Ad esempio, diciamo, manca la rotatoria sommontabile in corrispondenza all'innesto di Via Togliatti, che è un intervento che abbiamo concordato con gli imprenditori della zona per agevolare, diciamo, e rendere sicuro l'entrata e uscita dalle zone commerciali in prossimità dell'innesto di Via Togliatti. È chiaro che questa cosa, se sommata a questa necessità di apportare queste piccole variazioni, si è sommata al problema delle ferie e al tema, diciamo, dell'incaro dei materiali e della necessità di predisporre, diciamo, una variante all'opera per le piccole variazioni apportate. L'insieme di queste cose ha fatto sì che l'ufficio tecnico facesse tutte le sue verifiche e l'impresa rallentasse, diciamo, i lavori fino a quasi, diciamo, sospendere le attività sul cantiere. Contiamo per la prima o la seconda settimana di settembre che riparta il tutto e, se siamo fortunati col tempo, entro fine anno dovremo riuscire a concludere i lavori. L'intervento sulla ex statale dei Giovi prevede la realizzazione di un lungo viale alberato con uno spartitraffico e un percorso ciclopedonale che permetterà di attraversare in sicurezza la strada. La variante al progetto decisa durante l'estate non dovrebbe comunque comportare un aumento dei costi per l'amministrazione comunale. Sembra che l'operazione venga contenuta all'interno del quadro economico iniziale e quindi venga, diciamo, utilizzato per le variazioni in essere una parte dei, diciamo, dei contributi che arrivano, ma l'altra parte viene presa dalle somme a disposizione del quadro economico. Questo in accordo con la provincia, che ricordo essere titolare dell'intervento economicamente per più del 50%. E quindi sono stati fatti una serie di incontri tra il nostro ufficio tecnico e l'ufficio tecnico della provincia e hanno trovato, diciamo, sostanzialmente una quadra sul tipo di intervento. E quindi direi che ci siamo, quindi speriamo di arrivare presto a portare a termine questa importante opera.